sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015. 2015! Il 21 ottobre 2015 è il giorno in cui, nel film Ritorno al futuro, un classico diretto da Robert Zemeckis, Marty McFly e Doc arrivano nel futuro. Ma vediamo un po' se le invenzioni che loro avevano predetto alla fine si sono realizzate. Come ad esempio i visori di realtà tridimensionale o aumentata. L'abbigliamento intelligente che si autoasciuga esiste, basti pensare a Silic. La t-shirt finanziata su Kickstarter. La Nike sfornò le mag nel 2011, le famose scarpe autoallaccianti di Marty McFly. Lo squalo 19 forse noi non ce l'avremo, ma i film in 3D di certo non ci mancano. L'hoverboard, lo skate volante di Marty, esiste, l'ha ideato la Lexus ed è una tavola a levitazione magnetica, anche se non è un prodotto commerciale ancora. Il riconoscimento biometrico nei pagamenti è usato quotidianamente, come sugli smartphone, per pagare qualcosa. Ad un certo punto un personaggio chiede a McFly la sottoscrizione di una petizione porgendogli quella che pare una tavoletta digitale. Ebbene, l'era dei tablet ora volge addirittura al termine. Per non parlare dei videogiochi controllati dal movimento, dal Kinect alla Wii. Anche sul fronte degli ologrammi, sebbene non si tratti di una tecnologia quotidiana, la tecnologia sta lavorando. Gli schermi TV giganti e piatti esistono, come esistono le smart home. La casa del futuro di Marty è infatti piena di peculiarità tecnologiche. E infine le videochiamate. L'anziano Marty viene licenziato con una videochiamata, da quelle sui telefoni di qualche anno fa a FaceTime, passando per programmi come Skype, sono realtà da molti anni ormai.